Le renne sono tra gli animali protagonisti del Natale. Una delle più famose è senz'altro Rudolph, la renna dal naso rosso brillante. Che ci crediate o no, degli scienziati si sono chiesti il motivo di questa caratteristica e si sono anche dati delle risposte. Quest'oggi vi racconto qualche segreto scientifico proprio su di loro, le renne. Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo video, un video che vi volevo fare da un po', ma tutti gli anni per un motivo o per un altro non c'era mai verso, ci voleva il 2020 per farmelo fare. Comunque, come vi dicevo, tra gli animali simbolo del Natale sicuramente le renne sono in assoluto le più iconiche ed in effetti sono animali interessanti. Anzitutto, di renna ce n'è una sola e il suo nome scientifico è Rangifer tarandus. Infatti i famosi caribù del Nord America sono renne anche loro, non sono una specie diversa. Però, a seconda delle popolazioni di renne, qualcosa può cambiare, tant'è che ufficialmente se ne riconoscono 14 sottospecie diverse. Cioè, popolazioni che non sono abbastanza diverse da rappresentare un'altra specie, ma che comunque hanno una loro identità morfologica e genetica tale da meritarsi la distinzione dalle altre popolazioni note. In passato le renne erano molto molto più diffuse, ma oggi sono scomparse da gran parte del loro areale storico. Oggi il loro areale, che comunque fortunatamente è vasto, comprende l'Europa del Nord, Norvegia e Finlandia, la Siberia e il Nord America, Groenlandia, Alaska e Canada. Prima di continuare vi invito naturalmente ad iscrivervi e ad attivare la campanella per non perdervi tutte le news e seguitemi anche su Instagram, Twitch, Spotify, secondo canale eccetera, trovate tutto in descrizione. A proposito, a gennaio terrò un seminario online sui primati, vi lascio appunto più informazioni in descrizione. Le renne ovviamente sono cervidi e come tutti i cervidi hanno il palco, ovvero quella maestosa struttura che serve ai maschi durante il periodo dell'accoppiamento per dimostrare alle femmine la loro qualità genetica e che è una cosa diversa dalle corna. Infatti le corna hanno una parte d'osso e un astuccio di cheratina sopra, la cheratina è lo stesso materiale delle unghie e dei capelli. E quando sono cresciute le corna rimangono lì. Il palco dei cervidi invece è fatto d'osso e tutte le stagioni riproduttive viene formato da zero, passando da uno stato in cui è ricoperto di velluto, un tessuto soffice che ricopre l'osso in crescita. Poi il velluto cade, il palco è pronto, ma alla fine della stagione riproduttiva casca e la stagione riproduttiva dopo lo devono rifare un'altra volta da zero. Quindi capite che razza di investimento energetico sia per i maschi e per questo rappresenta un segnale onesto con cui le femmine possono giudicare la salute e la qualità genetica di un maschio. Vi lascio nella end card un video che ho dedicato al megalocero, un cervide estinto gigantesco che aveva un palco immenso. Tra l'altro del megalocero ho curato anche un modellino 3D scientificamente accurato. Trovate in descrizione. Comunque, come vi dicevo, il palco nei cervidi lo hanno solo i maschi e i maschi delle renne non fanno eccezione. L'eccezione semmai la fanno le femmine. Infatti le renne sono gli unici cervidi in cui anche le femmine hanno il palco, anche se un pochino più piccolo di quello dei maschi. Il perché lo abbiano selezionato anche loro potrebbe essere legato a questioni ecologiche. Vivono infatti in un ambiente difficile in cui il cibo può scarseggiare. Le femmine utilizzano il palco per difendere da altri individui il cibo che trovano in piccole zone sgombre dalla neve. Quelle con il palco più grande tendono infatti ad essere socialmente dominanti, poiché, come per i maschi, un palco grande, sano e ramificato è indice di migliori condizioni fisiche complessive. La renna per l'uomo ha avuto una sua valenza non indifferente a livello culturale. Sappiamo che erano importantissime a livello alimentare per i nostri antenati, nonostante le raffigurazioni di renne sulle pareti delle grotte non siano comunissime rispetto ad altri animali. E dopo la renna l'abbiamo anche addomesticata. Le prime testimonianze certe della domesticazione di questi animali sono alcuni recinti che risalgono ad almeno 3.000 anni fa. Il motivo era avere lì una fonte di carne, latte, pelli, un mezzo di trasporto e anche un'esca per attirare le renne selvatiche. Discorso della domesticazione è lungo, magari ne parlerò della renna nella serie di video dedicati alla domesticazione. Vi lascio la playlist nella end card. Per ora ho trattato cane e gatto e più avanti si parlerà del maiale. Ma che c'entrano le renne con Natale? Non una domanda scontata. Secondo la tradizione, la slitta di Babbo Natale è trainata da renne volanti. L'associazione Babbo-Renne risale al 1823, per la precisione alla poesia The Night Before Christmas, intitolata in origine A Visit from St. Nicholas, scritta da Clement Clark Moore per i suoi figli. Qui compaiono per la prima volta anche i nomi delle otto renne, che sono Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet,
Cupid, Dunder e Blixem. In italiano rispettivamente fulmine, ballerina, donnola, freccia, cometa, cupido, saltarello e lampo. Così. E in questa poesia ci sono già tutte le caratteristiche che conosciamo, infatti sono renne magiche volanti che trainano la slitta. Ma la base culturale del perché proprio le renne qual era? Allora, le renne erano utilizzate per tirare le slitte, all'epoca della poesia, solo in Scandinavia e Siberia. Difficile che al momento della pubblicazione di questa poesia fossero giunte in America molte persone emigrate da queste terre. Forse è giusto qualche scandinavo, e forse è proprio da queste persone che viene il tema delle renne che portano la slitta. Ma il fatto che volino invece? E lì ci sono due ipotesi. La prima potrebbe essere legata niente meno alla figura di Thor, il dio del tuono. Due delle renne di Babbo Natale infatti si chiamano Lampo e Fulmine, intanto. E poi Thor, sì, si sposta nel firmamento, ma non sa volare. Per farlo utilizza un cocchio trainato da caproni volanti. Cocchio slitta, capre renne, Thor babbo, potrebbe starci. Però, insomma, gli uomini che veneravano Thor spesso erano contadini, per i quali le capre avevano una grande importanza pratica, ma le renne non facevano parte della loro cultura. Ad usarle erano invece i pastori che stavano più a nord e che invece praticavano culti animistici molto più legati agli spiriti della natura e allo sciamanesimo. E qui c'è la seconda ipotesi. Gli sciamani utilizzavano il fungo velenoso Amanita muscaria per entrare in comunione col mondo degli spiriti. Infatti il fungo contiene una sostanza allucinogena chiamata psilocibina. Secondo questa ipotesi, gli sciamani della Siberia vedevano le renne volanti durante i loro viaggioni. Così. Ci sono poi raffigurazioni di cervi che volano in alcuni megaliti dell'età del bronzo provenienti dalla Mongolia. Ma, insomma, tra Mongolia dell'età del bronzo e New York del XIX secolo, insomma, c'è un po' di distanza. Moore, quando ha scritto la poesia, conosceva, sì, qualche racconto di origine nord-europea che potrebbe averlo ispirato, ma il perché vero e proprio di tutta sta faccenda non lo sappiamo. Una cosa però è curiosa. Come vi ho detto, sia maschi che femmine nelle renne hanno il palco. A giudicare dai nomi, ci sono sia renne maschio che renne femmina a trainare la slitta del babbo, però qualcosa non torna. Infatti, nella maggior parte delle sottospecie di renne, i maschi più grandi perdono il palco alla fine di ottobre. I giovani e le femmine non gravide lo perdono invece ad aprile, e le femmine gravide di solito lo mantengono fino alla nascita dei piccoli, che avviene a fine maggio. Quindi, considerando che durante il volo siamo a dicembre e che le renne sembrano essere adulte, a rigor di logica, le renne che trainano la slitta di Babbo Natale sono tutte femmine. E tra l'altro in questa poesia, che sancisce l'inizio dell'amicizia tra il babbo e le renne, sono anche descritte come abbastanza piccole. Cosa strana, ma la sottospecie di renna delle isole Svalbard, chiamata Rangifertarandus platyrhynchus, è effettivamente un po' più piccola rispetto ad altre renne, quindi magari le renne che trainano la slitta sono renne delle Svalbard, chi lo sa. Comunque, alle otto renne se ne aggiunge poi una nona, ovvero Rudolf, la renna col naso rosso brillante. Non compare nell'opera che ho citato prima. Infatti essa fa la sua comparsa nella lore del babbo anni dopo, per la precisione nel 1939 in Rudolf the Red-Nosed Reindeer di Robert May, dove subisce suo malgrado uno spiacevole body shaming dalle altre renne per via della sua caratteristica inusuale, che però poi salverà tutti quanti facendo luce nella nebbia. Però sto naso rosso come mai ce l'ha? Allora, Ince e colleghi hanno pubblicato nel 2012 uno studio per rispondere alla domanda. E no, non sto scherzando. Per loro è colpa della microcircolazione nasale. In pratica, lo studio ha osservato la microcircolazione nasale di 5 persone in salute, una persona con una poliposi nasale, ovvero una proliferazione non cancerosa di cellule che si sviluppa sulla mucosa nasale, e ovviamente due renne adulte. Il naso è irrorato da molti vasi sanguigni, che hanno il compito di riscaldare l'aria inspirata, nonché umidificarla e filtrarla, e anche trasportare fluidi per formare il muco e portare ossigeno ai tessuti lì presenti. Gli studi sulla microcircolazione del naso umano e sulle patologie associate sono abbastanza pochi e spesso provengono da biopsie, ovvero campioni prelevati da un individuo e studiati in separata sede. Grazie all'introduzione della videomicroscopia intravitale, ovvero microscopi portatili in grado di lavorare sui tessuti vivi, oggi si può visualizzare direttamente sul paziente la microcircolazione del naso, ottenendo informazioni molto utili a livello medico. I ricercatori hanno usato queste tecniche su delle persone,
usando come paragone delle renne. Avevano ipotizzato che, viste le temperature basse in cui operano le renne del babbo, il bagliore rosso di Rudolf dovesse essere dovuto al loro naso riccamente vascolarizzato e con una microcircolazione molto sviluppata. E delle foto ottenute con delle videocamere a infrarossi l'hanno confermato, perché le renne hanno una vascolarità più alta del 25% nel naso rispetto a noi. Questo perché così il naso può mantenere condizioni di umidità e calore ottimali anche in climi freddi, come quelli che questi animali abitano. Dalle foto si vede effettivamente che hanno il naso rosso, quindi affermano che il naso rosso di Rudolf è dovuto proprio ad una microcircolazione nasale molto densa, che gli permette quindi di volare resistendo al freddo intenso. Poesia. Apparentemente è uno studio burlone, ma solo in apparenza. La conferma dell'applicazione di questa tecnologia in ambiente clinico, infatti, può salvare delle persone. Ma se pensate che gli studi su Rudolf siano finiti qui, vi sbagliate e anche di grosso. Nel 2015 Domini infatti pubblica un articolo in cui afferma che gli studi sulla visione delle renne spiegano i benefici dell'avere eventualmente un naso rosso luminoso. Oltre al fatto che le renne percepiscono gli ultravioletti, e poi su questo ci torniamo su, si è visto che il loro tapetum lucidum cambia colore. Il tapetum lucidum è uno strato riflettente posto subito dietro e talvolta dentro la retina degli occhi di molti vertebrati. Ha il compito di riflettere la luce verso la retina aumentando la quantità di luce che può essere catturata dalla retina stessa. Per questo è molto utile agli animali notturni. In pratica è quella cosa che fa apparire il vostro gatto indemoniato nelle foto, per intendersi. Insomma, quello delle renne è dorato d'estate e blu d'inverno. Forse questo cambio è vantaggioso perché potrebbe aumentare la capacità delle renne di vedere la luce blu in condizioni di scarsa illuminazione. Ma allo stesso tempo questa speciale capacità di vedere la luce blu alla fine di dicembre è un netto svantaggio se c'è la nebbia. La capacità della luce di risplendere attraverso la nebbia varia a seconda del colore della luce. E sapete qual è il colore che si vede meglio nella nebbia? Il rosso. Sempre nel 2012 c'è stato un altro studio di Van der Hoven e colleghi. Per loro il naso di Rudolf era rosso per conseguenza dell'ipertermia della mucosa nasale, indotta dallo sforzo di tirare un carico molto pesante, ovvero slitta con sopra babbo e regali. Lo stress eccessivo sopportato durante quest'operazione ha, secondo loro, provocato ipertermia cerebrale e corporea, sovraccaricando il sistema di raffreddamento nasale e facendo brillare a Rudolf il naso. Poesia. Di nuovo. Nel 2017 Crook e colleghi hanno fatto una replica allo studio, dicendo che non sono d'accordo con l'interpretazione dei loro colleghi. Per loro non è la fatica la causa del naso rosso di Rudolf. Infatti, se il problema fosse la fatica, allora dovrebbero avere il naso rosso luminoso anche le altre renne, cosa che non è perché Rudolf era bullizzato proprio per quello. Oltretutto, le renne volano in fila, cosa che energicamente non è molto vantaggiosa. Certo, volare a quote maggiori può essere vantaggioso se si evitano lunghe deviazioni e ostacoli, come per esempio le montagne, o quando si utilizzano correnti d'aria orizzontali per aumentare la velocità. Ma c'è un motivo se gli uccelli volano a formazione a V. Questa formazione è infatti vantaggiosa da un punto di vista energetico, perché così si riesce a sfruttare i vortici d'aria spostati da quello che hai davanti, facendo minor fatica a volare. Anzi, volare in fila pare che sia addirittura più faticoso, ed ecco perché il naso rosso dovrebbero averlo in questo caso anche le altre renne. Per loro, infatti, il naso di Rudolf era bioluminescente. Per qualche motivo il suo naso brillava e, a differenza delle altre renne, era più visibile attraverso la nebbia, la luce, quindi per quello stava messo davanti, eccetera. Insomma. La bioluminescenza si è evoluta 30 volte indipendentemente tra i più disparati organismi. Ora, non ci sono mammiferi bioluminescenti, Rudolf a parte, e sebbene tra gli animali la bioluminescenza rossa sia rara, è comunque meno rara delle renne volanti. Questo lo dicono proprio nella pubblicazione gli autori, Quindi per loro la spiegazione migliore è proprio la bioluminescenza, che è utile per orientarsi nella nebbia. Poi, il 24 dicembre 2017, è stata invece pubblicata la replica alla replica, in cui Van der Hoven e compagne ribadiscono la loro teoria. Infatti, secondo loro, il naso di Rudolf, se utile alla bioluminescenza, doveva brillare solo al bisogno. E invece brillava anche quando lui dormiva, quando insomma non avevi bisogno di far luce. E poi appunto la bioluminescenza tra i mammiferi non c'è.
Certo, alcuni geni di meduse bioluminescenti sono stati utilizzati in studi su disturbi genetici umani utilizzando embrioni di maiali, ma questi esperimenti, per quanto se ne sa, non sono mai stati fatti su Rudolf e quindi, insomma, deve essere una mutazione spontanea, il che appare piuttosto improbabile. Senza contare, poi, assieme appunto allo stress fisico, anche lo stress mentale della responsabilità di dover guidare lui il gruppo di renne. Quindi gli autori ipotizzano che Rudolf soffrisse di stress indotto da ipertermia cronica che rendeva il suo naso, anche a riposo, costantemente rosso. Poesia. E tre. Sempre nel 2017 dice la sua anche Steve Farber in una serie di brevi video della Johns Hopkins University chiamata Holiday Science. Anche lui punta sulla bioluminescenza, presente in molti animali. E se infatti questi geni si fossero trasferiti ai tessuti del naso di Rudolf, magari tramite un vettore virale rendendolo bioluminescente? D'altronde i virus hanno passato materiale genetico da organismi ad altri nel corso del tempo più volte. Comunque, a parte il clima gioioso a cui sovente sono associate le renne, nell'ultima considerazione della IUCN sullo stato delle popolazioni selvatiche di renna, che risale al 2016, sono state classificate come vulnerabili, a causa di un calo del 40% osservato su tre generazioni, quindi tra 21 e 27 anni, nei paesi circumartici. La diminuzione ha riguardato un numero di individui compreso da 4.8 milioni a 2.8 milioni. L'incertezza sull'entità della diminuzione è dovuta al fatto che la portata e le cause del declino variano a seconda della regione e della sottospecie. Tra le cause ci sono ovviamente i cambiamenti dell'habitat. Le renne sono migratori eccezionali, hanno il record di spostamento migratorio tra tutti i mammiferi. Infatti alcune popolazioni di caribù del Nord America si spostano ogni anno su distanze superiori a 5.000 km. In quanto migratori sono quindi suscettibili ai cambiamenti del paesaggio, compresa appunto la creazione di barriere relative appunto a attività umane e sviluppo delle infrastrutture che possono appunto, come dire, sbarrare le rotte migratorie nonché distruggere l'habitat stagionale. Anche la caccia non regolamentata, la frammentazione dell'habitat e soprattutto i cambiamenti climatici sono un problema. L'habitat delle renne è infatti uno dei più colpiti in questo senso. Il crescente caldo può renderle più soggette a malattie e parassiti e soprattutto impedisce loro di accedere ai licheni, unica fonte di cibo in inverno. Pensate infatti che sono anche gli unici mammiferi che possono nutrirsi di grandi quantità di licheni e lo fanno grazie ad un particolare enzima chiamato lichenasi che prende la lichenina, il polisaccaride contenuto nei licheni, e lo trasforma in glucosio. Non a caso c'è ad esempio un lichene che è chiamato lichene delle renne, nome scientifico Cladonia rangiferina. Rangifer tarandus è il nome scientifico della renna, come vi dicevo. Può capitare che le popolazioni umane che abitano l'Artico ne approfittino, consumando i licheni parzialmente digeriti che trovano nello stomaco delle renne macellate. D'altronde vivere in quelle condizioni non è facile e niente va sprecato. E solo in questo modo un essere umano può trarre energia da un lichene, che altrimenti non sarebbe mai in grado di digerire. Altri adattamenti pazzeschi delle renne al loro ambiente si trovano negli zoccoli, che cambiano con la stagione. In estate infatti sono spugnosi per aderire al terreno umido della tundra. In inverno invece si induriscono, in particolare lungo il bordo esterno, per incidere il ghiaccio e impedire lo scivolamento. Per non parlare della pelliccia, fatta da due strati con i peli più esterni che sono cavi e pieni d'aria per ridurre la dispersione di calore. Rendetevi conto, il manto di una renna è così isolante che rischia un colpo di calore se gli mettete addosso un cappottino, per dire. E stanno in posti dove è buio per molta parte dell'anno, così hanno selezionato la capacità di vedere gli ultravioletti, il che aiuta se il sole non c'è. Così possono vedere non solo dove vanno, ma anche controllare le altre renne e i predatori, dal momento che feci e urina agli ultravioletti sono ben visibili. La luce ultravioletta, tra l'altro, fa anche brillare i licheni di cui si nutrono. Top. Al momento non è chiaro se ci siano differenze a livello di percezione degli ultravioletti tra le renne che vivono più a sud e quelle dell'estremo nord. Tra l'altro, per l'Alaska Department of Fish and Game, le renne di Babbo Natale fanno parte di un'altra sottospecie chiamata Rangifer tarandus St. Nicholas magicalus, caratterizzate dal fatto che sono renne volanti immortali che amano le carote.
Gli studi su Rudolf sono interessanti e non sono rari studi di questo tipo che sembrano partire da pretesti non seri, ma che poi li prendono come poi pretesti per stimolare il dialogo e la riflessione nei più disparati ambiti della scienza. E lo dice uno che ha una serie sul canale che parla di draghi spiegati scientificamente. Quindi, insomma. Senza contare che ci possano anche essere applicazioni potenzialmente molto utili, pensate allo studio sulla microcircolazione del naso nelle renne. Quel che è certo è che Rudolf è un soggetto interessante da questo punto di vista e per me anche una cosa come la slitta del babbo può essere un pretesto per parlare di zoologia ed evoluzione. Allora ragazzi, questo è l'ultimo video dell'anno, con ogni probabilità. Ci vedremo in qualche diretta su Twitch sicuramente di qui a fine anno, ma direi che qui sul canale ci rivediamo a gennaio. Pertanto colgo l'occasione per farvi i migliori auguri e ringraziarvi davvero di cuore per tutto. Infatti nonostante l'annata di merda ho molto di cui essere grato se ci ragiono su e spero vivamente che valga lo stesso anche per voi. Quindi grazie davvero di cuore a tutti per il sostegno. E ovviamente un grazie speciale ai miei patrons, i Mangiafogli e Sciamanti, che mi hanno sostenuto anche per quest'anno. Se volete avere accesso a contenuti esclusivi come il gruppo Telegram dei patrons e un sacco di altra roba, non dovete far altro che aprire il link in descrizione. Sempre in descrizione trovate la wishlist, grazie a chi mi ha aiutato ad arricchire i contenuti del canale regalandomi libri ed altro. Grazie davvero. Il libro consigliato di oggi è un fumetto, ancora una volta, Dinosauri che ce l'hanno fatta di Leo Ortolani, che penso conoscerete per il suo personaggio più famoso, che è Ratman. Bene, vi dico che con Leo ci ho fatto una chiacchierata proprio su questo libro su Twitch poco tempo fa. La trovate appunto sul mio canale Twitch, oppure se è scaduta e state guardando questo video nel futuro, ricaricata sul mio secondo canale. Vi lascio naturalmente il link in descrizione per recuperarlo, oltre ai soliti consigli di lettura. È uscito anche il nuovo modellino della serie di animali preistorici, come questo mosasauro, accurati, stampati in 3D, che curo da consulente. È il tirannosauro, tra l'altro, quindi se volete recuperarvi lui e tutti gli altri, vi lascio in descrizione il link con il codice sconto. Vi ricordo che su Gumroad trovate appunto il calendario in digitale stampabile che ho fatto con Max Rambaldi, e ovviamente c'è anche una maglia con la citazione allo studio del 2012 sul naso di Rudolf, che ho appunto realizzato per il mio merchandise ufficiale e che è disponibile solo per le vacanze di Natale, quindi affrettatevi perché poi sparisce. Codice sconto come sotto, insomma, come sempre. Vi ricordo del seminario online sui primati che terrò a gennaio anche, e naturalmente se il video vi è piaciuto fatemelo sapere con un commento, un mi piace e spammatelo a giro, insomma, quale momento migliore per mandare video sulle renne se non questo. Iscrivetevi ed attivate la campanella, seguitemi poi su Instagram, Twitch, Spotify, secondo canale, insomma, tutto, via. Vi mando un abbraccio virtuale e vi auguro anche delle felicissime feste. Quindi grazie di cuore e ci vediamo l'anno prossimo. Ciao.